Piotr, partiamo dal gol del vantaggio, dal gol dell'1-0, un'azione identica a quella col Milan. Sì, sì, gran passaggio di Saponara, che è un ottimo giocatore, anche buonissimo movimento di Pucciarelli che ha tenuto con lui difensore loro. Io mi sono inserito e mi ha dato la palla, quindi sono contento che ho fatto gol, però dovevamo far sicuramente meglio, che secondo me abbiamo fatto anche grande partita, però in alcuni momenti dovevamo stare più attenti e non possiamo prendere due gol subito dopo intervallo, no? Quindi dobbiamo crescere dal suo punto di vista questo, quindi niente, dobbiamo continuare a far bene, no? Che adesso ci aspetta un'altra partita grande, quindi contro la Roma, e vogliamo fare bene. Ecco, sabato arriva la Roma, arrivano la squadra di Spalletti che sembra rinfrancata dopo il nuovo tecnico. Che gara ti aspetti? No, sicuramente una durissima gara, no? Perché la Roma è in salute, no? È in salute, quindi dobbiamo fare un'ottima partita a tutti, quindi io sono sicuro che lo faremo, no? Dobbiamo fare bene, no? Che abbiamo bisogno di punti, e sicuro che giochiamo contro una ottima squadra, però anche noi siamo un'ottima squadra, quindi dobbiamo fare tutto per vincere, per noi stessi, anche per i tifosi. Luce, partiamo dall'esordio. La prima maglia azzurra, com'è andata? No, non so che ti devo dire. Per me, sul posto mio, è andata bene, perché mi sono rientrato dopo 9 mesi che non ho fatto partita. Io ero contento quando ho saputo che gioco, però non siamo vinti, e sicuramente che non posso stare troppo contento quando squadra mia perde, dopo siamo stati 1-0 contro loro con un giocatore di più, dopo 5 minuti Tonelli ha preso rosso, che secondo me non c'era, però quello che ripeto, dobbiamo dimenticare quella partita e dobbiamo girare e aspettare Roma a casa. Hai detto anche nelle interviste precedenti, dobbiamo uscire da qui a testa alta e pensare proprio a sabato, reagire e ripartire. Sì, perché tutta la squadra è adatta a tutto oggi, e per queste cose si può perdere, si può vincere, però quando squadra sente che è adatta a tutto, deve uscire su quello stadio con la testa alta. Senti, una dedica particolare quando si torna dopo 9 mesi, vuoi dire grazie a qualcuno? Grazie a me. Maca, gol numero 11, ma purtroppo siamo sconfitti anche oggi. Sì, ultimamente segno e si perde, quindi mi girano altamente, perché mi dispiace anche oggi riperdere una partita così, dove comunque si era messa abbastanza bene per noi. E basta, continuiamo, dobbiamo continuare sulla strada del lavoro e cercare di tirarci via alcuni magari difetti che stiamo facendo ultimamente, e cercare di migliorare per ritornare alla squadra compatta di prima. Il vantaggio, l'uomo in più, poi il cavallo dell'intervallo cambia tutto con i 3 gol del Sassuolo. Sì, secondo me mentalmente avevamo la partita in mano, poi ci siamo visti sfuggire di mano dopo l'espulsione di Lorenzo e l'1-1 immediato, e poi nel secondo tempo non abbiamo magari commesso dell'ingenuità di prendere magari 2 gol in poco tempo, che sembrava di aver chiuso la partita. Poi abbiamo avuto una reazione dove abbiamo accorciato e potevamo anche pareggiare. Mi dispiace, perché come ho detto era una partita che si poteva portare a casa punti. Arriva la Roma, ma a prescindere da quello ci vorrà l'Empoli che vorrà tornare a far punti. Sì, avremo una gara importante, difficile, con tante assenze pesanti, ma sono sicuro che chiunque occuperà il posto di questi ragazzi che stanno lavorando, vediamo Ćosić oggi che grande partita ha fatto nonostante il debutto, si potrà fare bene uguale.